La priorità del programma politico della nuova amministrazione comunale di Pescara è quella della riqualificazione delle aree di risulta. C'è un progetto Sindaco Masci, lei ha chiesto ulteriori fondi alla regione da 12 a 20 milioni per far sì che diventi questa una zona attrattiva della città. Sì, assolutamente, l'area di risulta è nel programma di tante amministrazioni e questa volta io credo di dover realizzare concretamente l'opera e l'obiettivo è quello di farlo nei 5 anni di amministrazione, ma per fare questo dobbiamo anche cercare di recuperare il lavoro svolto da un punto di vista procedurale dalle precedenti amministrazioni, perché il percorso è stato lungo dal 2000, da quando quell'area delle Ferrovie dello Stato è stata acquisita dalla Giunta Pace, c'è sempre stato un ragionamento su quegli spazi che prevedesse parcheggi per il centro commerciale naturale, un parco di dimensioni importanti e una viabilità che congiungesse Viale Bovio a Via De Gasperi, oltre che il Terminal Bus. Tutte queste opere devono essere realizzate, l'obiettivo nostro è di realizzarle con un intervento pubblico importante e per questo ho attivato una interlocuzione con la Regione per portare la cifra del Master Plan oggi a disposizione di 12 milioni di euro per la risulta a 20 milioni di euro per diminuire l'intervento privato che impegnerebbe la città per troppi anni e poi nell'area di risulta è necessario realizzare questo grande parco, ma che non deve essere un bosco incontrollato ma deve diventare una grande attrattiva per la nostra città, un intervento che faccia sì che le persone che vengano a Pescara per dire vado a vedere un'opera unica, mi viene in mente le fontane musicali di Dubai o il parco delle statue giganti oppure qualsiasi altra situazione unica nel genere in Italia, perché sono aperto a tutte le proposte, ma che siano veramente proposte che possano portare a diventare Pescara un centro di attrazione per quelle opere che verranno fatte nell'area di risulta. Anche lo stesso parcheggio, anche gli stessi parcheggi che saranno realizzati non possono essere pensati come dei cubi senza nessuna anima, ma come interventi da un punto di vista estetico elevato che siano veramente delle opere d'arte.